cogliamo l'occasione anche per... Un attimo, ti devo fermare un secondo. Prima di iniziare a parlare, dobbiamo come sempre fare la nostra giro intervista, perché sarà veramente Federica. E come verificare? No, questa sera cambio io le regole. Buonasera, sono io quella che fa la giro intervista a voi. Pronti? Ma come? Ah, mi dispiace, ma questa sera ho sovverto tutte le regole. No, io mi sento male. C'ho l'agitazione. Va bene. No, va bene perché presumo che non è che abbiamo tanta scelta e tante alternative. Ma io adesso però sono curioso di sapere su cosa appunto, cioè su quali saranno il tema della, il generico, il tema della trigonometria. Tutto di tutto. Vabbè, che bella figura del merda stasera. Non sono difficili, dai, forza. Una curiosità, appunto, va bene, rispondiamo. Ma come ci vogliamo organizzare? Se mi rivolgo agli altri due, partiamo da sopra. Va bene, dai. Parte Alex, facciamo una lettera a ciascuno. Se non lo possiamo, ok? Se le sa tutte Alex, io le farei fare tutte ad Alex. No, cavolo! No, ogni lettera la persona diversa. Va bene, allora facciamo ogni lettera cambia persona, va bene. Vai. Sto okay. Concentrato. Perfetto, cominciamo. Il vaccino tanto discusso. Con la A? Dai. Fermi, aspetta. Il jingle. Facciamo il jingle e poi ricominciamo. Alessandro, la risposta che io la so. Sigla e poi si ricomincia, vai. Vai. Con la A. Allora, il vaccino, allora, tanto discusso. Sì, il vaccino, ricordaci sempre la lettera, con la A. AstraZeneca. Bravo. Ok, perfetto. Il cartone Disney commovente degli anni 48, con la Bambi. Ex presidente del Consiglio italiano, con la C. Craxi. Ma Cossiga. No. Cossiga. Ma no. Oh, ho sbagliato, ragazzi. Era Bambi nel 48. Era Bambi. Sono andato indietro. Che tra l'altro forse né uno né l'altro sono stati presidenti. Ciampi, c'era anche Ciampi, ragazzi, comunque. Ok. Un pachiderma volante con la D. Dumbo. Bravo, benissimo. Come viene chiamata la spada nella roccia con la E? Excalibur. Benissimo. Si invitano le ragazze a vedere le collezioni di con la F. Fumetti. Farfalle. Perfetto. Benissimo. Allora, è l'unico che protegge il mio tesoro con la G. No, Gollum. Bravo, Gollum. Il regista di Psycho con la H. La miseria. Aspetta. Hitchcock. Ok. No, ho avuto solo una pausa, ragazzi. Il cervello si è staccato. Benissimo. Un campione di calcio a Sanremo. L'ultimo. Benissimo. Un film fantastico di David Bowie con la L. A Labyrinth. Benissimo. La tata più famosa del cinema con la M. La tata più famosa del cinema, Mrs. Doubtfire. Ma no, era... Mary Poppins. Ignorante. Mary Poppins. Un veggente, attenzione, questo è difficile, veggente medico astrologo del 500, dalle famose profezie con la N.
Nostradamus. Bravi, bravissimi. Chi ha scritto il ritratto di Dorian Gray con la O? Oscar Wilde. Benissimo, ok. Un famoso nemico di Batman con la P. Con la P? Pinguino. Sì. Benissimo. Dove risiede il Presidente della Repubblica? Con la con Q. La... Q. Quirinale. Da, magnifico, ma siete magnifici proprio. Rubare i ricchi per donare i poveri con la R. Gesù. E Robin Hood. Ok. Film di Spielberg sulla Shoah con la S. Schindler List. Okay. Fa parte degli X-Men con la T. Con la T? Oh, T. Uè, veloce, veloce. Questa è veloce. Caspita. Quando piove, tempesta, perfetto. Ci sta aspettando Penelope per anni, con la U. Era anche una macchina della Fiat. Sì, bella. È la 1. Uno era uno. Adesso un po' più difficile. Chi ha scritto Rosso Malpelo? Con la V. Con la V. V. Con la V. Sì, sì, sei tu. Vai, Adel. Tocca a me, sì. Rosso Malpelo. Verga, bravissimo. Cacciatore Comasco con la Z. Zambrotta. Perfetto, bravi. Mamma mia, le due domande sul calcio all'unico dei tre che non segue il calcio, comunque. Le ho beccate in campana, ragazzi. Anzi, faccio l'aeroplanino come Montella e questo non mi ricordo chi lo faceva. Questo era Tony. Tony. Ecco, bravo. È stato diverso. No, sai perché io ridevo quando ne sapevo? Perché mi venivano in mente i nomi di persone che conoscevamo, cioè... Tipo anziché Gollum mi veniva in mente Frank Sinatra. A proposito di Gollum, ce l'avevamo, non potevamo non farla sentire. Beh, ma allora dopo questa verifica sicuramente Federica, sicuramente. Grazie. Ti ringraziamo di averci fatto giocare a noi a sto giro, è stato divertentissimo. Io sarei quasi per riproporla altre volte, cioè se l'ospite vuole fa lui la intervista a noi. No, io ho sudato abbastanza, grazie. Sì, anch'io, c'è stata una patella che sembro Frank Matano a LOL praticamente. Cioè, Mamma mia. Ciao, sono Frank C. Il video ti è piaciuto? Iscriviti al nostro canale e ai nostri social. A te non costa nulla e ci aiuti a crescere. Grazie.